Voi non temete, perché noi sappiamo che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è resuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva.
Oh mio Dio. Ma allora è tutto vero? Hai visto? Che ricordo strano. E comunque ho capito qualche cosa. Cioè, deve esserci un... non lo so, cioè... Con la morte di Cristo il velo del Tempio si è squarciato e... non c'è più divisione tra... il nostro mondo e il mondo che... la dimensione che sta sotto, che la sorregge, che ne è il fondamento. Non c'è più divisione tra noi e le realtà divine. La realtà che sta oltre. Con la risurrezione di Cristo, ogni simbolo è diventata porta aperta all'accesso alla realtà invisibile, ma che è presente dentro il simbolo. Eccoci giungere al cuore del Triduo, la notte di tutte le notti, la veglia pasquale. Fin dai primi secoli, i cristiani passavano questa notte in chiesa. Il leitmotiv sicuramente di questa notte, di questa celebrazione, è passaggio. La Chiesa, corpo di Cristo, popolo in cammino, vivendo la Pasqua del suo capo, fa fare il passaggio in questa liturgia dal buio alla luce, dalla morte alla vita, dal peccato all'amore, alla comunione. Sono tre momenti mistagogici che si vivono in questa notte: la liturgia della luce, la liturgia della parola e la liturgia dell'acqua. Il primo passaggio, dal buio alla luce, è sottolineato dalla chiesa buia inizialmente, in silenzio, in attesa. E in questo momento, a prescindere dalla benedizione del fuoco, il momento centrale, il simbolo centrale è l'accensione del cero pasquale, simbolo di Cristo, la cui luce dissipa, vince le tenebre del mondo. La cui vittoria su queste tenebre segna la vittoria su quella modalità notturna della nostra esistenza, molto spesso rinchiusa negli inferi. A questo punto, dal cero pasquale si accendono tutte le altre candele e piano piano si accendono tutte le luci della Chiesa, perché si indica appunto la vittoria sul buio e il fatto che alla luce di Cristo i nostri occhi, molto spesso chiusi, ciechi, si aprono, riconoscono l'amore che Dio ha per noi e l'amore tra tutti noi fratelli. Mentre intanto colui che porta il cero canta, innalzando il cero, Lumen Christi, luce di Cristo, perché, come recita il Salmo 36, alla tua luce vediamo la luce. Intronizzato il cero pasquale accanto a Cambone, luogo per eccellenza dell'annuncio pasquale, visto che è il simbolo della pietra arrotolata del sepolcro, si canta l'exultet, il precogno. Precogno, dal latino precomium, significa banditore, o exultet, prende il nome della prima parola del canto, esulti, è un canto, un inno, ecco, liturgico, risalente al IV secolo d.C., ovviamente. Esulti il coro degli angeli. Era un testo composto in due parti, una parte scritta in latino e un'altra parte invece con delle immagini simboliche.
Così che, mentre il cantore andava avanti, chi stava dall'altra parte, i fedeli che non conoscevano il latino, potevano vedere scorrere queste immagini tipo fumetti, con la stessa dinamica dei cartoni animati Disney, soltanto secoli e secoli e secoli prima. Il precomio presenta un po' il filo rosso della Pasqua in una sintesi bellissima, biblica e spirituale del mistero pasquale. Il secondo passaggio, dalla morte alla vita, è il cammino che ci fa fare la parola di Dio nell'ascolto dell'Antico Testamento fino al compimento in Cristo, che è il Nuovo Testamento. La tomba vuota è il simbolo apofatico di una misteriosa assenza, ma assenza per eccesso di presenza, perché tutto ci parla di un vivente più vivo della nostra esistenza, molto spesso affossata nella morte. Le bende intatte a terra, come una crisalide da cui è fuggita la farfalla, contrastano con l'aspetto di Lazzaro, il quale abbiamo ascoltato già giorni fa, che esce dalla tomba con le mani e i piedi legate, avvolti in bende, con il volto coperto da un sudario. Il corpo mortale è rianimato, ma che comunque rimane di questo mondo, soggetto alla morte, alla corruzione di questo mondo. Cristo, al contrario, non è là, perché ha trionfato su questa condizione decaduta. Cristo è risorto dai morti e con la morte ha calpestato la morte. Non è là, è risorto, tutto è immerso nella luce, inondato di luce, il cielo, la terra e le regioni inferiori, gli inferi, in cui nel Sabato Santo noi ricordiamo appunto la discesa del bel pastore negli inferi in cerca di quella pecorella smarrita che è Adamo, l'umanità perduta, finalmente ritrovata. Iconograficamente Cristo, afferrandolo per il polso, luogo dove si misura la vita perché scorre o non scorre il sangue, gli restituisce quella vita comunionale, la sua vita, il paradiso, e gli ridà accesso al regno dei cieli. La pietra arrotolata dall'angelo significa la distruzione di quel muro di separazione tra la vita eterna e la nostra esistenza sepolta. Il regno dei morti, di cui la tomba è il simbolo, è vinto. Le sue mura sono distrutte, vi si trovano gli angeli. Il terzo passaggio è dal peccato alla comunione. In questo momento il cielo pasquale viene portato nella sua più propria collocazione, che è accanto al fonte battesimale, che rappresenta, è il simbolo, del grembo della Chiesa. Grembo dal quale vengono generati virginalmente i nuovi cristiani. Tutto il catecumenato era orientato verso questo momento, verso questa notte, perché non ci si salva da soli, ci salva l'appartenenza ad un altro e al suo corpo, che è intessuto di relazioni, che è la Chiesa. Jan Arras, teologo contemporaneo, dice che la Chiesa è questo, parla di tropos, è questo modo nuovo di esistenza comunionale, che mira a realizzare la comunione tra gli uomini. E così come dall'acqua è sgorgata la prima vita, la vita biologica, così nelle acque battesimali emerge una nuova esistenza, una vita nuova, comunionale, capace di fare una cosa assurda, quella anche di perdonare chi ci offende. Questo appunto è impossibile agli uomini, ma possibile a Dio, ma per conoscere Dio bisogna essergli figli e per essergli figli bisogna essere rigenerati. San Basilio dice che il primato per noi cristiani è questa vita nuova ricevuta nelle acque battesimali. Lì noi riviviamo, lì siamo rinati. Questa è la Pasqua per tutti noi, che raggiunge l'apice, ovviamente, nella comunione al corpo e al sangue del Cristo crocifisso e risorto. Cos'è la risurrezione? Non è un concetto, non è campata in aria così in astratto, è un uomo veramente risorto. Cristo.
è risorto veramente. 2. Non è la rimozione della morte, tipo, che ne so, non muoio più. Avere il potere di un naturale lunga vita. Oppure la facciamo sparire. C'è ancora qualcuno? Forse ho sbagliato dito. 3. Gesù non è semplicemente risorto. No, ha fatto Pasqua, cioè è passato. Dove? Domanda sbagliata. Verso chi? Scrive San Gaspare. Incendio d'amore e quel bramare ardentemente l'eterna nostra salute nella beata patria del paradiso. Ricevere la vita eterna, che è la nostra storia infinita, vissuta in comunione tra di noi, con Lui e in Lui.